Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione UX. Anche in questa lezione continuiamo a parlare delle table view e vedremo altri metodi come personalizzare gli swipe che vengono fatti sulle diverse righe, sia verso sinistra sia verso destra. Nella scorsa lezione abbiamo visto un secondo metodo, perché nella prima abbiamo visto come creare a livello base delle opzioni attraverso lo swipe, poi abbiamo visto come personalizzarle creando più opzioni, modificando sia il testo che il colore di sfondo. In questa lezione vedremo questi due metodi un po' più complessi, dove abbiamo la possibilità di utilizzare sia lo swipe a sinistra sia lo swipe a destra con l'inserimento di immagini e di testo. Quindi recuperiamo il progetto della lezione precedente. Spostiamoci nel Table View Controller e commentiamo questi metodi che abbiamo utilizzato nella scorsa lezione. Quindi da qua a qua. Vediamo adesso come utilizzare altri metodi per eseguire la stessa operazione e avere dei margini di modifica più complessi. Quindi facciamo un commento swipe da destra e utilizziamo questo metodo try swipe action, che sarebbe il margine destro del nostro terminale. Quindi, utilizzando questo metodo, ci chiede in uscita un UI Swipe Action Configuration di tipo opzionale. Quindi potremmo creare innanzitutto una costante, potremmo chiamare favorito, o meglio la configuriamo dopo, perché prima di inserirla qui dentro dobbiamo creare le funzioni per gestire le singole azioni. Quindi potremmo creare la prima action, la chiameremo favorito da destra e creiamola personalmente la nostra funzione personalizzata. Quindi chiameremo favorito action e gli diremo che in entrata vogliamo la posizione della riga tramite l'ingress path. Quindi faremo at index path, che sarà di tipo index path, e in uscita sarà di tipo UI context action. Apriamo e chiudiamo le parentesi quadre e all'interno metteremo il nostro codice per attivare l'opzione. Quindi faremo una action, chiamiamo una costante di tipo action, gli diamo il nome action e gli diciamo che è di tipo UI contextual action. Dopodiché la configuriamo, action, dopodiché la configuriamo e gli diremo il tipo. Vedete che è di tipo style, che è un emu, lo faremo normale, gli daremo un titolo, potremmo chiamarlo appunto favorito, e un handler che sarà di tipo UI contest action handler. Quando invio, vedete, ci chiede tre parametri perché è una closer. Non vi ricordate che cos'è una closer, vi invito a rivedere il video presente nella playlist
del corso base Swift, quindi potremmo chiamarla action UI view, gli daremo come nome view, e un booleano la potremmo chiamare completion. Ok, in, e all'interno verrà inserito il nostro codice. Quindi, come codice, potremmo dargli un semplice print premuto tasto favorito, quindi per avere un riscontro nel nostro la nostra console, e poi gli daremo il completion, che è un booleano, e gli diremo di tipo, gli diremo che è true. Dopodiché, spostandoci, potremmo assegnare, potremmo richiamare la nostra action creata, e potremmo in questo caso inserirgli un background, un'immagine, o cambiare il titolo. Quindi potremmo, adesso io ho creato tre tipi di immagini, così per esempio lo possiamo trascinare qui, fatto vedere, possiamo anche usare come immagine i PDF, quindi potremmo in questo caso, vedete, si seleziona, gli diremmo che single scala, quindi utilizzare la stessa immagine PDF per tutte le misure. Dopodiché al nostro action potremmo assegnare ad esempio un'immagine, quindi assegneremo, non lo so, il nostro, come l'abbiamo chiamato? Allora, possiamo dargli un allar, quindi gli assegniamo la nostra immagine allar, vedete adesso è nera, non si vede, ok, e a questo punto restituiamo in uscita la nostra action. Perfetto, a questo punto abbiamo creato la nostra funzione. Ci spostiamo nel metodo che abbiamo richiamato precedentemente e creiamo una costante con scritto favorito e gli assegniamo la nostra funzione favorito action, e in entrata vuole l'index path, e gli assegneremo appunto l'index path recuperato dal metodo, quindi index path. Perfetto, a questo punto abbiamo creato la nostra costante e restituiamo al nostro metodo train swipe action configuration for row il nostro UI respond action configuration e restituiamo la costante appena creata. Quindi return, scriviamo UI configuration di tipo action, vedete che vuole un array di tipo UI context action, e noi l'abbiamo appena creata, quindi richiamiamo la nostra array e gli assegniamo il nostro UI context favorito, rilanciamo la nostra applicazione. E se tutto è andato a buon fine, vedete, facendo lo swipe da destra verso sinistra, ecco qua che appare la nostra immagine invece che il testo col simbolo dell'orologio che abbiamo assegnato qui. Proviamo a cliccare, vedete,
Ecco qui premuto il tasto favorito. Essendo un array possiamo creare più action. Facciamo un altro esempio, quindi potremmo mettere secondo action, potremmo chiamare cancella. A questo punto creiamo una nuova funzione con scritto cancella action, che come l'altra vuole un at in entrata, un at index path di tipo index path, e in uscita come prima uno UI context. UI context action, apri e chiudi. Anche qui creiamo una action, creiamo il nome di una costante action che è uguale UI context action, style la potremmo chiamare distruttiva, cioè lo style solo, quindi diventerà di colore rosso. Titolo lo chiameremo cancella. Ender, come prima, gli daremo un action, una view, un booleano, quindi potremmo chiamarla anche qui, completion. Quindi adesso daremo il nostro codice e faremo anche qui una action, quindi è chiameremo la action che è di tipo UI context, scusate, in questo caso già l'abbiamo fatto, scusate, quindi faremo un print, scriveremo premuto tasto cancella e faremo il completion che è di tipo booleano e metteremo true. A questo punto faremo in uscita il return e faremo come uscita la nostra action. A questo punto rispostiamoci nel nostro metodo trailer sweep action e aggiungiamo una nuova costante che la chiameremo alert, che è di tipo alert, alert, no, abbiamo chiamata cancella action, scusate, quindi cancella, chiamiamo cancella e richiameremo la nostra cancella action che in entrata vuole l'index path, quindi inseriremo l'index path della riga. E a questo punto possiamo inserire all'interno dell'array anche l'opzione cancella. Se noi rilanciamo la nostra applicazione, vedete cliccando, ecco qua che appare la scritta cancella, cliccandola premuta. Vedete? In modo il tasto cancella. In automatico cancella la riga. Possiamo anche qui personalizzare invece del testo inserire un'immagine, quindi metteremo action, immagine, potremmo dare il nostro alarm, scusate, l'ho messo prima, potremmo dare il nostro testino inserito, come era. Eccolo lì, trash, il nostro cestino. Ecco qui appare invece il testo, la nostra immagine, quindi cliccando lì, premuto favorito, premuto cancella. Perfetto. Adesso vediamo come invece creare e
quindi possono essere inserite varie opzioni. L'importante è creare la funzione che gestisce il click, configura la nostra opzione e richiamarla poi in questo metodo. Ora vediamo. Metteremo swipe da sinistra e questa funzione da swipe da sinistra si chiama landing, scusate, si chiama lea landing action, che a differenza, vedete, landing è la parte sinistra del nostro terminale, mentre il trailing è la parte destra del nostro terminale. Se non vi ricordate queste cose, vi invito a rivedere le prime lezioni della playlist dove abbiamo spiegato i vari margini, come vengono chiamati e gestiti. Quindi adesso abbiamo richiamato questo metodo che è identico a quest'altro, solo che invece essere della parte sinistra e della parte destra. Quindi creiamo il metodo per gestirla, la funzione per gestirla, quindi funzione, potremmo chiamarla, cosa ci è rimasto? L'altra immagine era check, quindi potremmo dire, chiamiamola let aggiungi, così. La potremmo chiamare lag check, che è di tipo, la chiameremo dopo, adesso la chiameremo check action, in entrata sempre la nostra index path di tipo index path. La differenza, vedete, questa è minuscola e questa è maiuscola perché appunto si riferisce a una classe di sistema. Dopodiché in uscita cancelliamo questo movimento riga, tanto non ci serve. Quindi creeremo in uscita sempre uno UI context all'alt. E a questo punto creeremo la nostra action come fatto precedentemente, quindi uguale action uguale UI context action style oh yes. Ah, va bene, scusate, ce la faremo. Ok, la seconda, quindi lo style è di tipo normal, and potremmo chiamarla aggiungi handler. Abbiamo visto come prima, la chiameremo un action, una view, ok, un booleano lo potremmo chiamare completion. Inseriremo il codice, quindi possiamo inserire sempre un print premuto tasto check completion true. Ok. A questo punto restituiamo la nostra action, retro action, ok. A questo punto possiamo configurare, vi faccio un piccolo esempio, guardate, possiamo mettere qui solo per prova una var con
scritto stato, lo faremo diventare falso. A questo punto potremmo mettere un controllo, qui intanto dai l'immagine, quindi richiameremo la nostra action.image che è di tipo check, come si chiamava? Eccola qui, check, vediamo questa immagine, potremmo dargli un background, action, background color e gli diremo che tramite l'if, vi ricordate, contratto, quindi potremmo dire se lo stato, quindi di questa variabile, forma contratta dell'if si fa così, quindi se controlla lo stato, se è true, gli darai un colore UI color gray, grigio, due punti, se è falso, farà UI color, lo chiameremo. O meglio, qui daremo il gray se è falso, quindi che vuol dire non è stato cliccato. Qui per esempio potremmo dargli un orange, quindi un colore orange. Qui all'interno faremo il controllo if serve, perché è di sistema, stato uguale a uguale a fails false. Esegui questo qui, metti stato uguale a true, quindi dopo il click, else, stato uguale a false, perfetto. Dopodiché, niente, pure qui vuole il self, sempre di sistema. Ok, a questo punto creiamo la nostra opzione qui all'interno, quindi richiameremo la nostra check index path in entrata, quindi la posizione, e gli diremo return. Retro uguale UI type configuration di tipo action, sempre la nostra array, e assegniamo il check. Ok. Vuole l'override della funzione. Quindi se tutto è andato a buon fine, da destra vedete le nostre due opzioni, favorito e cancella. Adesso se ci spostiamo a sinistra vedete che appare il nostro check, colore grigio perché è false. Se adesso io clicco sopra e lo riprovo, vedete, ha cambiato il background in arancione. Ovviamente l'ha cambiata a tutti perché non c'è un controllo specifico, è stato un esempio per far vedere se adesso io riclicco, vedete, il background ritorna grigio. Ok, perfetto. Come farvi notare che abbiamo inserito anche un titolo che non si vede perché la nostra riga è un'altezza che non lo permette, ma se io vedete vado qui e sulla nostra tabella imposto invece che una riga automatica la metto fissa, per esempio potrei mettere la grandezza a 100, quindi crea un'altezza maggiore. Ecco che vedete le righe sono più ampie altezza. Se io faccio lo swipe verso destra appare anche la scritta cancella e favorito. Stessa cosa se faccio lo swipe verso sinistra appare
abbiamo anche in maniera visiva anche il titolo dato alla nostra action. Bene, abbiamo visto qualcosa di più avanzato per quanto riguarda la gestione degli swipe verso destra e verso sinistra. Vi invito a studiarvi bene il codice perché sicuramente, come abbiamo visto, è un po' più complicato, ma è quella che ci permette di personalizzare in maniera più complessa e anche più carina a livello visivo le nostre action tramite swipe. Swipe. Bene, anche per questa lezione è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftus.it o commentare questo video. Vi ricordo inoltre che potete scaricare il file del progetto all'interno della lezione del sito. Se la lezione vi è stata utile e vi è piaciuta, vi invito a mettere un like e ad iscrivervi al canale per non perdere la pubblicazione delle prossime lezioni. Grazie e buona programmazione a tutti.